Lavori fino a tardi, Ralphie? Io dormo quando Frank dorme. Diamine. Ci sta spremendo bene. Morello ci sta schiacciando su ogni fronte ormai, Ralph. Ma non sul traffico di alcolici. In qualcosa dobbiamo eccellere. Beh, io sistemo solo le auto, Tom. Ho cambiato di nuovo le targhe. Non si può mai sapere, no? Ci vediamo domani. Va bene. Special weather report. The heavens have opened, folks, and we're experiencing a large storm front not expected. Driver you may be, it's just not worth the risk to you or anyone else. It would seem the best thing to do on a night like this is to stay at home with your loved ones and keep warm and satisfaction like no other, and 9 out of 10 physicians say they're smoother on the throat than any other premium cigarette. I sure know. Spiegati, Tom! Ehi, stai più attento! Ma sono appena asciugato! Scusa, ci sei mai stato? Oh, certo! Abbiamo già fatto altri lavoretti in fattoria, tranquillo. Non c'è nient'altro che mettere le vacche e il cuore dove stiamo andando. Sono soldi facili, come piace a me. I ragazzi caricano i camion e noi ce ne torniamo a casa. Spero solo di fare in fretta un appuntamento. Ah, ti vedi con Sara, tu? Fai il turno di notte con la figlia di Luigi. Sei proprio un furbacchione. Prima ti metti a proteggere la sua virginità per poi pigliartela tu. Smettila, Poli. Avanti. Sta scherzando! È una brava ragazza. Tu sistemati e vedrai che lei sistema da te. E ho il divano che mi aspetta. Chissà che razza di storie potrebbe raccontare sul suo vecchio. Luigi era un killer molto spietato ai suoi tempi. Ah, davvero? Sai che ha cominciato a lavorare al bar quando era una bambina?
Avrebbe sentito parecchie cose. Per me conosce i nostri affari meglio di noi. Diciamo che ne sa abbastanza da non farmi troppe domande. E questo è un bene. Non sarai costretto a doverle mentire. Minchia. Dovreste sposarla solo per questo. Sam doveva aspettarci qui, ma non si vede. C'è qualcosa che non quadra. Non saltiamo subito a conclusioni affrettate. Si starà riparando dalla pioggia. O si è scolato il carico. Così si sveglia. Non sta arrivando. Va bene. Andiamo a vedere. Io ti giuro che se trovo quel bastardo ubriaco marcio e mi rovino il vestito per colpa sua, ci stacco la testa a morsi. Tiè, nel caso French avesse visto giusto. Io vado ad avvisare i ragazzi, ci impiego un attimo. Tu va avanti e controlla. Noi ti raggiungiamo. Qualcuno stava aspettando. Quando qui stanotte. Brutto presentimento. È proprio fatiscente. Dove diavolo si è infilato? Ehi, sveglia! Acceso. Getta quell'arma! Fatelo prima voi! Non c'è tempo per queste cose. Scusa, bello! Dovremmo usare le cattive. E va bene. Presto, corri! C'è lo sottotiro! Vediamo.
Dom! Holly? Perché ci hai messo tanto? Stavamo cercando Sam, l'hai trovato? No, non ancora, c'è solo lui. Sarà uno dei canadesi. Anche gli altri saranno tutti morti stecchete, mi ci gioco le palle. Verde, Tommy. Ma io come potevo... Non hanno mostrato il distintivo. Non hanno nemmeno detto niente. Devono essere sulle propagande, Morello. Bastardo. Non ha intenzione di lasciarci neanche questo. Che pensarci, Tommy? Dobbiamo trovare semi e andare. Questi qui fanno sul serio. Devono essere sbirri della polizia di frontiera. Cazzo. Se sono buttate l'artiglieria pesante. A confronto quelli di Oslo. Ma quando mai abbiamo trovato i canadesi? Li vedi anche se? No. Guarda che roba. Poveracci. Meritati. I doganieri fanno il lavoro sporco per Morello. Thank you.
Voi state qui e guardateci le spalle. E piantate un buco in testa a chiunque si avvicini. A parte noi. Ehi, Poli. Sam! Oh, Gesù, ma che ti hanno fatto? Mi hanno beccato. Cristo, c'è un sacco di sangue. Puoi camminare? No. No, non credo proprio. Ok, 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 non mollare. Non prendere il furgone. E ti portiamo dal dottore. Ehi, ce la farai, sì. Dammi, tu resta qui con lui. Ci vorrà poco, torno tra un attimo. Ok. Ehi, andrà tutto bene, Sam. Abbiamo visto di peggio. Sì, sì, hai ragione, Tom. Sono gli sbirri!
anche Donny e Tony. Già. È un cazzo di massacro. Come sta, Sam? Beh, è stabile al momento. Vado a prenderlo. Tu resta di guardia. Forza, bello. Ora si torna a casa. Mi serve un dottore, Molly. Non vedo più insieme, ma non mollare. Ce l'ho. Ok. Ok. Te li metteranno in piedi. Ok. Polly! Abbiamo altra compagnia! Va bene. Salta su! Io sono qui con te, Sam. Se sono munizioni, è un Thompson da qualche parte. Sparagli appena si avvicina! Svuota il caricatore! Non devono assolutamente superarci! Thank you.
Ok, ci siamo, Doc. Occupate di Sam, vado a svegliare il dottore. Sam, Sam. È fatta. Siamo arrivati dal dottore. Mi hai salvato 3 volte. Paul, cosa ci fai qui a quest'ora? Salve, dottore. Mi scusi per l'ora, ma c'è stato un incidente. Uno dei nostri è ferito. Ok, portalo dentro. Va bene, grazie. Io resto con sé. Torre porta indietro il furgone e chiudiamolo qui. No, ti aspetto. Il dottore si era bello impegnato. Vediamo di non stare gonfiato sul capo. Vai, Tom. Andrà tutto bene.